Buonasera dalla Sala Petrassi, siamo all'Auditorium Parco della Musica a Roma. Ecco, abbiamo scelto questa location per oggi perché comunque è un'opera costruita da voi, dal gruppo, un gruppo molto importante che è sempre stato molto attento anche alla cultura e questo lo attesta. Ecco, io stasera condurrò senza mascherina, lo farò perché sono rispettate tutte le norme di sicurezza. Il distanziamento sociale e tutto quanto, ecco, era importante. We Build ha voluto fare questa serata e questo evento perché nonostante il periodo che stiamo vivendo, le immagini di questa Roma deserta, come tutte le capitali del mondo sono oggi, vuole essere un momento di fare un po' il punto su quelli che sono stati i passaggi importanti del 2020, ma soprattutto su quello che sarà il futuro di un'azienda, di un gruppo in movimento che non si è mai fermato, nonostante il periodo incredibile. Ecco, io volevo dare subito il benvenuto intanto a tutti, ci sono collegati, questo è un evento che ci permette di stare insieme da tutto il mondo, ecco, vedete, da tutto il mondo collegati il gruppo, no, purtroppo non tutti perché siete troppi, quindi un saluto, buonasera, non so qualcuno di voi se... Buonasera e benvenuti a questo evento virtuale, anzi questa è stata l'occasione per ritrovarci tutti insieme nonostante le distanze che ci sono, perché ricordiamo che questo è un gruppo che lavora in tutto il mondo. Ecco, io adesso volevo cominciare questa serata dando il benvenuto al presidente del gruppo, Donato Iacovone, che appunto ci dà il saluto iniziale. Presidente, buonasera. Buonasera, spero che mi possiate ascoltare, che era un po' disturbata la voce. Allora, intanto benvenuti a tutti a questo incontro, molto diverso da quello dell'anno scorso, che vi ricordate era dal vivo, ed era completamente diversa l'atmosfera di vedersi così tramite un video, ma... Comunque siamo qui in un anno che è stato molto difficile, è stato difficile per il paese, per tanti paesi nel mondo, per tante persone e ovviamente è stato difficile anche per l'economia, anche il paese Italia ha perso quasi un 10% di PIL, ha avuto un impatto finanziario importante anche in termini di debiti e anche le aziende tutte, anche in tutti i settori, in alcuni ovviamente più di altri, hanno avuto un impatto del Covid. Ecco, la nostra azienda... affortunatamente, e anche forse con merito e bravura, navigato queste acque e riuscito a portare dei risultati, intanto di sicurezza delle proprie persone sul lavoro, quindi, ma anche risultati economici. Siamo riusciti quasi in pochissimi casi a non fermare, quindi tranne pochissimi casi, i cantieri e questo è stato un grande risultato. Siamo riusciti anche in un anno sempre così difficile a finire, a ultimare il merge con Astaldi, che oggi fa parte di questo gruppo ed è ovviamente un grande risultato per l'Italia, per il progetto Italia, perché in questo modo noi abbiamo rafforzato WeBuild e creato un gruppo nazionale e internazionale molto importante che potrà farsi valere in tutti i mercati del mondo dove eravamo. Assolutamente, Presidente. Io la ringrazio per le sue parole. Spero che lei sia con noi, che ci segua in streaming. Certo. grazie infinite. Ecco, io volevo continuare questa serata con il primo ospite. Io volevo chiamare Claudio Ladizzi, General Manager in Global Operations. Prego, se si può accomodare. Ecco, benvenuto, non c'è l'applauso, grazie. Ma insomma io sono molto contenta che lei sia qua, insomma è un anno importante questo, si può togliere anche lei la mascherina perché ricordiamo che insomma sono rispettate le distanze di sicurezza, anzi volevo dire che le immagini che vedrete, perché questo sarà un appuntamento ricco di immagini, saranno, se sono senza mascherina le persone, perché sono state registrate nel momento precedente a questo ovviamente. Allora, è stato un anno fuori dall'ordinario a dire poco. Voi avete lavorato, continuato a produrre in maniera importante, come diceva anche il Presidente, ma cosa ha significato costruire grandi opere nel mondo nel 2020? Cioè, quali sono state le grandi difficoltà che avete avuto? Beh, insomma, ci siamo trovati a superare un anno estremamente complesso, ovviamente per tutti quanti.
Non ci siamo fermati, noi siamo abituati ad affrontare situazioni di tutti i generi, abbiamo nella nostra esperienza affrontiamo ordinariamente gli eventi della forza della natura che tentano di non farci imbrigliare i fiumi e abbiamo affrontato guerre civili, oggi abbiamo affrontato anche la pandemia. Ecco, quindi abbiamo visto però che siamo stati capaci, abbiamo adottato le misure necessarie e siamo riusciti a portare avanti la produzione in tutto il mondo, salvo qualche settimana di fermo dove c'è stata peraltro imposta dalle amministrazioni per prendere e mettere in atto le varie misure. Abbiamo continuato a produrre ovunque, abbiamo consegnato progetti importanti in questo periodo, è inutile menzionare il Ponte di Genova che è sotto gli occhi di tutti, ne parleremo infatti, evidentemente, ma anche il Gerald Desmond Bridge in California, piuttosto che la diga di Neckartal in Namibia. E abbiamo portato avanti altri progetti che saranno di prossima consegna, la metro di Parigi, la metro di Perth, la M4 di Milano almeno per la prima tratta, questo giusto per menzionarne alcuni. Sotto il profilo acquisitivo ovviamente è stato un anno più modesto perché molti progetti sono stati messi in attesa, sono stati messi on hold, avevamo acquisito un aeroporto a Dubai ma è evidente che in queste circostanze l'aeroporto è stato spostato nel tempo. Quindi abbiamo riorientato la nostra politica commerciale, abbiamo seminato moltissimo nel 2020 e raccoglieremo i frutti nel 2021. E quali sono gli elementi chiave che avete usato per far fronte a queste difficoltà? Perché ci sono stati indubbiamente, come lei ha detto. Non c'è dubbio, noi abbiamo un'eccellente capacità di affrontare problemi, questo è sostanzialmente il nostro mestiere, quindi ci siamo posti di fronte a questa pandemia e abbiamo adottato tutte quelle soluzioni, anche innovative, necessarie a mantenere la produzione sui cantieri. Abbiamo dovuto a volte raddoppiare la logistica, raddoppiare i campi, introdurre nuovi turni nelle mense, allargare le mense, introdurre nuove modalità di trasporto del personale. Abbiamo dovuto allontanare le persone dai fronti di lavoro e quindi aumentare i fronti di lavoro per evitare di ridurre e impattare troppo sulla produzione. Abbiamo fatto tutto questo grazie alla nostra capacità di adattamento e di reagire ai fatti esogeni. Inoltre abbiamo potuto contare su una filiera solidissima di fornitori e subappaltatori che spesso sono elevati al rango di partner. E sicuramente abbiamo anche fatto affidamento sulla nostra profonda conoscenza dei clienti e di quelli che sono i loro target, perché in tutto questo abbiamo ovviamente dovuto tenere conto, certo, di quelli che erano i target del cliente. E in ultimo, l'aspetto ovviamente più importante di tutti è stato il nostro personale, cioè la chiave di tutto e del successo e della tutti capacità. Tutti voi che ci seguite, tutti quelli, insomma, che ci stanno seguendo, che io non li riesco, non li vedo qua, ma devo dire anche a sforzo di sacrifici personali importanti, gente non è rientrata a vedere i familiari per oltre un anno, hanno tenuto la barra dritta. Eccoli, in una situazione obiettivamente complessa, complicata. Perché era complicata qui per noi che abbiamo la sanità nazionale migliore, no? E ce l'abbiamo vicino casa, potete immaginarvi per i nostri che operavano nelle remote zone dell'Etiopia piuttosto che in Tagikistan, piuttosto che in altre situazioni. Allora gli abbiamo dato il massimo del supporto, abbiamo mandato aerei con personale medico e equipaggiamenti. Però devo dire che i nostri in prima linea sono stati eccezionali e va a loro tutto il mio personale ringraziamento. Un'ultima battuta, lei ha detto molti progetti sono in stand by, ecco, cosa aspetta per il futuro? No, noi abbiamo adesso una enorme attività negli Stati Uniti, ci puntiamo con determinazione, stiamo guardando all'Australia dove abbiamo anche lì delle iniziative estremamente importanti che se si materializzeranno porteranno un contributo molto grande all'azienda. L'Italia sta ripartendo, c'è dinamismo finalmente dopo anni di staticità. La Francia ha un importante progetto per la metro di Gran Parigi e anche ovviamente l'alta velocità fra l'Italia e la Francia. Abbiamo il Middle East che per noi rimane molto importante, ha subito il doppio contraccolpo del Covid come pandemia e come abbattimento dei valori dei prodotti petroliferi, però adesso si sta riprendendo e diciamo noi vediamo prospettive estremamente valide, soprattutto per l'Arabia Saudita. Abbiamo il Canada al quale stiamo guardando, la Norvegia e poi ci sono le geografie che apporta Staldi, quindi sicuramente Romania, Cile, Turchia, certo. Svezia, India. E poi siamo e guardiamo anche ovviamente ad altre regioni man mano che le pipeline diventano interessanti. Uno su tutti, il progetto del Texas, al quale stiamo dedicando molta attenzione, un progetto da 15 miliardi di dollari che
modificherà completamente il nostro periodo degli Stati Uniti e la nostra controllata laggiù, la Leina. Allora, appuntamento l'anno prossimo per vedere appunto cosa avete messo in campo per il 2021. Io ringrazio Claudio Lautizzi e mandiamo adesso lo spot, il nuovo spot di WeBuild. Grazie a te. Grazie. Perfetto. WeBuild. Qualità e ingegneria italiana nel mondo. Grandi opere che migliorano la vita delle persone. Dal canale di Panama al ponte di Genova. Una squadra di 70.000 donne e uomini capace di creare lavoro anche per i giovani. We Build. Da 115 anni al servizio del nostro paese per costruire il futuro. Diamo il benvenuto a Massimo Ferrari, benvenuto. Grazie. General Manager Corporate and Finance di WeBuild. Allora, abbiamo visto che insomma, molti sono i progetti del futuro, ma il settore, questo è un settore in cui si investono cifre da capogiro ultimamente, per infrastrutture, no? Per la ripresa, perché in sostanza sono quelle che danno maggior ripresa. Ci sono buone prospettive? Quali sono per le imprese per l'anno prossimo? Quali sono? Ma ci sono buone prospettive per il prossimo triennio, perché tutti i paesi devono recuperare il gap enorme che c'è stato di distruzione di prodotto interno lordo. Il governatore della Banca d'Italia l'altro ieri ha detto che solo l'Italia potrà tornare ai livelli a cui era nel 2019 tra 2 anni. Questo vale per tutti i paesi del mondo. Le infrastrutture sono ovviamente uno dei canali di trasmissione di ricchezza più importanti. Quindi contiamo che in tutti i paesi, quelli che ha elencato prima Claudio, ci siano forti investimenti in infrastrutture, che vuol dire forte recupero di occupazione, forte impatto sulla filiera. Quello che un po' abbiamo cercato di fare noi quest'anno, grazie anche ai partner e ai soci che abbiamo con Progetto Italia, siamo riusciti a dare continuità al lavoro di tantissime aziende, di tantissimi lavoratori, molti dei quali sono qui collegati, nonostante lo stop dei lavori, i rallentamenti, le difficoltà che abbiamo incontrato. Quindi lei ha parlato di Progetto Italia, no? Mi sembra la prima volta che c'è un investimento a lungo termine, con una prospettiva vera e importante. Quindi, però comunque le difficoltà ci sono, il momento è molto complesso. Avete mai pensato di non farcela? Perché comunque... Sì, molte volte. Direi ogni giorno più volte, però poi tra le caratteristiche che abbiamo, oltre a quella di gestire i problemi, c'è la determinazione e come con determinazione abbiamo portato a termine il Ponte di Genova, così abbiamo portato a termine Progetto Italia e tutto quello che è collegato a Progetto Italia, il rifinanziamento certo. Nostro e di molte aziende che grazie a quello in anticipo sono riuscite ad affrontare uno degli anni più difficili con delle riserve di liquidità e del supporto anche in termini di garanzie da parte delle banche che altrimenti non avrebbero potuto avere. Assolutamente. No, in tutti i settori a questo punto gli investitori guardano sempre di più alla solidità, no? Prima di fare, sempre più alla solidità delle imprese e anche del gruppo, e sembra che gli investitori abbiano scommesso e scommettano su WeBuild. Un settore che attrae o è il gruppo, l'evoluzione del gruppo? Ma diciamo il gruppo quest'anno ha attratto investitori sia sul lato equity, quando abbiamo fatto l'aumento di capitale un anno fa, sia sul lato obbligazionario, perché abbiamo emesso più di 1 miliardo di obbligazioni. Abbiamo continuato ad avere il supporto delle banche che ci hanno dato denaro fresco. Quindi diciamo il sistema, ma anche il mercato azionario, guarda con favore a WeBuild in particolare. Poi l'obiettivo dell'investitore è sempre il fatto che trasformiamo queste meravigliose opere in dividendi e in flussi di cassa di cui beneficiano anche giustamente gli azionisti e tutti gli investitori. Finora è stato così, quindi non vedo perché non dovrebbe essere certo. Dopo un anno così difficile. Io ringrazio tantissimo Massimo Ferrari, grazie perché insomma questa iniezione di fiducia e di solidità del gruppo fanno sempre bene. Adesso lancio un video che ripercorre quelli che sono i punti importanti del 2020. Guardiamo questo video insieme. Grazie. Thank you.
think about it. This year, we sought answers to questions like never before. How to change the way we live? How to meet each other? Where to exchange ideas? At times, we simply dreamed of being elsewhere. During this extraordinary year, when everything seemed to come to a halt, we kept on moving and growing, becoming bigger and stronger. All the while ensuring the health and safety of our men and women. We searched for ways to move faster and more safely, making mobility even more sustainable. We shortened distances, bringing remote places closer together. We strengthen our commitment to adopt innovative technologies to produce clean energy and make water cleaner and available to everyone. During this extraordinary year, we kept our pledge to improve the lives of millions of people all over the world. In our search for new challenges, we found ourselves with a new identity and a new idea for a sustainable future, all together. L'amministratore delegato di WeBuild, Pietro Salini, benvenuto. Eccoci. Benvenuto. Allora, un anno complicato, un anno per tutti, cioè globalmente, ma voi avete fatto grossi passi avanti, grandi cambiamenti, non vi siete fermati, ma come avete fatto? Ma intanto grazie a queste persone straordinarie che ci abbiamo. C'è un applauso virtuale a tutti quanti, li salutiamo virtuale. E li salutiamo e ci stanno seguendo. Mi piacerebbe essere qui nuovamente. Averli tutti qua. Averli tutti qua, sono 40 anni che penso che facciamo Natali insieme e questo è il primo in cui non ci possiamo neanche salutare, abbracciare, bere un bicchiere insieme, lo faremo virtualmente, ma insomma è un anno discontinuo da questo punto di vista, eppure un anno per noi straordinario, un anno in cui grazie a questa capacità speciale di queste persone meravigliose siamo riusciti a fare delle cose alla fine straordinarie e ci prepariamo a farne altre altrettanto straordinarie. Questa è secondo me la sintesi di un anno così, così speciale. In qualche modo quando è Natale tutti facciamo i nostri bilanci, no? Tracciamo il bilancio di quello che abbiamo fatto, guardiamo indietro e quest'anno per me almeno guardare indietro è difficile perché sono successe talmente tante cose che sembra più di un anno solo. Sì. Cioè in realtà io ricordo ecco, come se fosse ieri il Natale dell'altro anno in cui ci stanno dei ragazzi appesi su una pila nel ponte di Genova e tutti guardavamo questo spettacolo straordinario di questi ragazzi meravigliosi e poi alla fine il ponte di Genova durante l'anno è diventato realtà. Ci chiamavamo l'altro anno Salini in Pregino, quest'anno ci chiamiamo WeBuild, l'altro anno eravamo solo noi, adesso ci sono 15.000 persone in più di Astaldi insieme a noi. Avevamo due bond fatto due nuove emissioni sul mercato in un anno straordinariamente difficile per noi e per il paese, per tutto quello che è successo e invece l'abbiamo fatto con successo. Abbiamo consegnato tanti progetti, l'hanno detto prima sia Massimo che Claudio e tanti ne stiamo cominciando, cioè alla fine se uno fa un bilancio di questo tipo e dice un anno, come definì una volta Regina Elisabetta, annus horribilis, il nostro annus horribilis in realtà non c'è, cresciamo, facciamo delle cose nuove, cioè abbiamo delle 9.000 nuove persone che entrano nel gruppo, 3.000 ragazzi, dobbiamo ancora cambiare delle cose che non vanno bene, cioè abbiamo solo, qua ne vediamo tante di donne, ma se il microfono lo mette un po' più vicino. Sì. Se guardiamo al numero dei nostri dirigenti, bravo, più donne, e dicevo 412 dirigenti, 38 donne, ecco questa è una cosa da cambiare assolutamente, quindi anche bravo. I buoni propositi li facciamo nel giorno di Natale, come si fa alla fine nelle dell'anno. Famiglie, alla fine dell'anno bisogna fare i buoni propositi, cioè più donne, bravissima. Ragazze dovete crescere, dovete essere più forti,
Dovete fare lo sgambetto a quei maschi che in qualche modo si mettono di traverso, perché ci avete tutta la forza e tutta la capacità per farlo. Assolutamente la determinazione. È vero, forse è un settore che uno pensa poco femminile, in realtà ci sono molte donne, anzi le saluto perché le ho viste molte anche collegate nel nostro screen. Ecco, adesso volevo far... Siccome abbiamo delle testimonianze molto belle, voi avete cantieri in tutto il mondo, sono state scelte delle aree di business che contribuiscono allo sviluppo sostenibile. Ecco, voi avete, sostenibilità è una parola molto importante per il gruppo, io la trovo spesso, la leggo spesso e voi ne parlate spesso. Ecco, io volevo chiedere, ci dovrebbe essere adesso un collegamento, ne parlava prima Claudio Latizzi, in California, il Desmond Bridge, e dovremmo avere una testimonianza di Dino De Siati. Vediamo Dino. Good morning everybody, my name is Dino De Siati. I work for WeBuild. I am right now in Long Beach, California, and behind me is the iconic Gerald Desmond Bridge. We have just concluded the construction of this bridge, and the same was open to the traffic on the 2nd of October of this year. The bridge was started the execution in 2012. To this bridge, we have had thousands of workers working on the construction, and it's a bridge of 8,800 feet in length, and also with two large towers that reach a height of 550 feet. Grazie a Dino De Siati, auguri anche a lui. Grazie, bravi. E mobilità sostenibile. Ma diciamo, più che mobilità sostenibile, qua dobbiamo parlare di pilastri delle ESG, cioè questo nuovo acronimo che in qualche modo sintetizza che cosa è la sostenibilità, che non è una parola ma è un programma di azioni. Nel nostro piano industriale quest'anno questi pilastri sono valorizzati, c'è un programma di azioni importanti per la riduzione per esempio del carbon, del carbon print, che non va in nessun modo definito solo a parole, va realizzato poi attraverso una serie di azioni fisiche e dei target da raggiungere in termini di emissioni. Ognuno di questi pilastri dell'ESG quindi si trasforma da un atto di buona volontà, chiamiamolo così, di desiderio, a effettivamente delle linee di piano trasmesse a tutto il management e con dei target da raggiungere. Adesso andiamo in Tagikistan, dove lei è stato da poco se non sbaglio. Sì. Dovrebbe esserci l'ingegner Guerino. Dear colleagues, this is Fabio Guerino speaking. I am the project director of UNHPP, and let me express my pleasure and gratitude to be granted the opportunity to show this beautiful place where we are. We are in Tajikistan in the Central Asia, close to the Pamir Mountains, building the highest dam in the world with its 335 meter height and 3,600 megawatt of power generation capacity. Since now 2 years, the project has achieved the early generation phase with activation of two turbines starting producing electricity for the region. Such milestone was possible to achieve thanks to the effort of all our colleagues, workers, technicians, engineers and all the stakeholders in the project who have worked hardly, notwithstanding all the difficulties and working as a team. We strongly feel so proud to do something so important for the people of this country, and this is one of the main aspects that drive us to work with professionality and passion every day. Quindi là, un posto meraviglioso, lei è stato da poco. C'ho ancora delle fantastiche melagrane che mi ha regalato il presidente Ramon. È andato con il presidente. Sì, sì, bello perché siamo andati a celebrare proprio il raggiungimento della quota che avevamo stabilito dell'invaso e quindi per la produzione di energia per quel paese, che è assolutamente fondamentale. Quindi un'opera di grande importanza per tutta quell'area, perché forse può essere anche un veicolo di pace, non solamente... Assolutamente. Beh, quando si riescono a stabilire buone vicinanze, buone relazioni con i vicini, gli si fornisce energia, in cambio si ottiene magari prodotti o altre cose, si riesce anche ad avere, diciamo, la pace. È una cosa che in molti paesi è possibile. Vi ricordo che sull'acqua è uno degli elementi su cui si realizzano sempre delle guerre, invece con una gestione attenta dell'acqua, quindi con un'attenta sua creazione di valore per tutti da distribuire, si può portare anche alla pace. Ecco, bisogna cercare
di andare verso questa direzione invece che in quella. E poi l'ingegner Guerino ha detto, è fiero di un lavoro di squadra importante, no? Anche questo è un tema che torna, no? Beh, la questo squadra. È il tema fondamentale di un'organizzazione come la nostra, che vive fatta di persone, non solo di eccellenze di persone, ma anche di processi, di organizzazione, quindi sostanzialmente di squadra che si muove poi con dei sistemi che sono diciamo tipizzati, controllati e che riescono poi a produrre del lavoro in qualità e quindi che possa durare nel tempo. Ricordo le nostre opere si misurano in termini di decine di anni, devono durare probabilmente molto di più magari della nostra anche, singola vita, e quindi chiaramente devono essere fatte con dei processi che consentono poi di avere effettivamente nel tempo questa durabilità. Andiamo a Seattle adesso, Daniele Nebbia. Welcome to Seattle, my name is Daniele Nebbia, I'm the Vice President for Construction for Lane. We are here in the Ship Canal Project. We are building a 4.2-kilometer tunnel for the city of Seattle. It's a very important and sustainable project, as we are trying to, at the end of this project, capture the water that would have flown into the Ship Canal, the historic Ship Canal, and eventually into the ocean. So, like I said, we are building this 4.2-kilometer tunnel with a TBM that is arriving here in January. We also have 5 shafts as part of this project. This project is a big project for the city of Seattle. Like I said, it's a sustainable project, and the purpose is to clean the water before it's put back into the ocean. And for us, it's a very strategic, and Lane is the only contractor doing this work. So it's a 100% Lane project, $250 million project, 4-year duration. We started in 2019. We are about 20% into the project right now. We have no incidents, so safety is good, is our priority, and everything is going as planned. Ecco, beh, ci sono un attimo di problemi tecnici con questi collegamenti. Comunque, anche qui è molto importante, si parla di Clean Water, un progetto Lane, 100% del gruppo, insomma stiamo parlando di una struttura importantissima anche questa. Ma per noi gli Stati Uniti sono il primo cliente del mondo, quindi è una nazione che in qualche modo ha tutta la nostra attenzione, siamo più americani di come siamo in tante altre parti, certo. Chiaramente abbiamo il nostro cuore in Italia, la base operativa in Italia, ma il nostro business è in grande parte negli Stati Uniti e vogliamo crescere ancora negli Stati Uniti perché ci sono enormi opportunità, è un paese gigantesco, un paese delle risorse enormi, e quindi certamente il miglioramento della qualità della vita degli americani sta a cuore a tutti gli stati in cui lavoriamo ed è necessario, perché effettivamente è un paese che ancora, per esempio con l'alta velocità, se noi pensiamo che noi abbiamo un'alta velocità, una rete di alta velocità che abbiamo in grande parte costruito noi, ma che gli Stati Uniti non ce l'hanno, e che il nostro progetto, quello che va da Houston a Dallas, è sostanzialmente il primo progetto di alta velocità negli Stati Uniti, quando oggi la gente ha ben altre velocità, fino a poco tempo fa, fino a quando non avevamo i permessi per realizzare il nostro treno, la velocità massima era 140 km all'ora dei treni di un paese che è stato costruito sul treno. Se pensiamo che gli Stati Uniti sono un paese costruito su una rete ferroviaria, eppure aveva e ha ancora questo gap, per cui gli aerei anche sul brevissimo raggio sono competitivi rispetto alla macchina, no? Mentre invece nel futuro spostare in modo sostenibile delle persone senza rischi di incidenti, senza rischi di inquinamento, può cambiare la vita a moltissime persone che vivono facendo il commuting tutte le mattine e tutte le sere, andando a lavorare in posti che, diciamo, anche nel brevissimo spazio in cui sono, rappresentano dei PIL che spesso sono superiori a quelli dell'Italia. Ecco, Adesso invece andiamo a vedere un progetto finito, andiamo a Doha. We are in Al Bayt Stadium, you see on my back, just completed and ready to be handed over to the client. The stadium has been built containing all the sustainability standards set up by the FIFA for the World Cup event in 2022, and is the first and the biggest stadium that achieved the 5-star GSAS award. You see the certificate in front of me. The stadium is equipped with many high technological devices,
and installation, in particular the air conditioning, but not only, is fully equipped with the total control of every single system. From here, you can control all the installations. Another aspect of the sustainability of the stadium is the fact that after the events, all the upper part of the stadium will be entirely removed and donated to a third world country. Beh, devo dire, immagini incredibili. Questo è lo stadio pronto per le Olimpiadi del 2022. Noi ci speriamo. Beh, vediamo se si faranno. Insomma, può darsi che vengano ritardate. Ma adesso il tema vero è che quando si parla di calcio, diciamo, per chi non è un appassionato di sport, non si riesce a capire la enorme massa di interesse che possa raccogliere semplicemente la costruzione di uno stadio, ecco, fra gli appassionati che sono milioni e milioni, e quindi fare questa eccellenza di realizzare uno stadio così straordinario per noi può significare, diciamo, un importante boost alla nostra attività in questo campo, che sono molto importanti. Ne abbiamo già fatti alcuni, ma vedo che adesso l'interesse, per esempio, per noi, per essere chiamati da tanti team internazionali per fare degli stadi, sta crescendo, perché evidentemente un progetto come questo, di una complicazione estrema e di una sofisticazione altissima tecnologia, dei sistemi di sicurezza, dei sistemi di condizionamento, dei sistemi di gestione del turf, di tutto. Quindi ha avuto una certificazione importantissima di sostenibilità, il GSAS, che è molto importante per realizzare questo. È chiaro che un paese come il Qatar, insomma, si può fregiare di uno stadio straordinario come questo sotto una tenda. Non tutti possono affrontare un investimento di queste dimensioni, ma insomma, ecco, è un bellissimo biglietto da visita. Siamo molto orgogliosi di essere riusciti a farlo in questa maniera. Abbiamo visto, no, progetti in divenire, cose invece già, opere importanti già finite. Abbiamo detto, in un periodo così drammatico, no? Purtroppo il Covid è qualcosa che tarda ad andarsene, adesso c'è questo vaccino e tutti noi speriamo che, insomma, risolve i problemi. Ma qual è stata in questo periodo la sfida più complessa? Ma intanto continuare a lavorare, cioè all'inizio lo shock di questo male oscuro, che in qualche modo è invisibile, ma nello stesso tempo poteva e ha mietuto un sacco di vittime, ci ha fatto riflettere su come rifare le cose, come farle in sicurezza, come far lavorare la gente in sicurezza, come riuscire ad approntare un'organizzazione complessa come un cantiere mantenendo la sicurezza. Ecco, noi abbiamo avuto circa 2.000 casi nel mondo di contagio, di positività al Covid. Attualmente ne abbiamo 114 che sono positivi al virus, però non abbiamo avuto, grazie a Dio, nessun caso grave o addirittura, diciamo, nessun caso tragico da questo punto di vista. Grazie a Dio, insomma, ecco, la gestione che abbiamo fatto della sicurezza anche alla gestione, perché è stata molto importante, . E ha necessitato da parte dell'organizzazione un cambio totale del sistema di lavoro, del sistema della vicinanza, della stessa capacità di essere trasportati, per esempio, insieme o altro, e una gestione immediata nel momento in cui si scopre l'emergenza di questo contagio, di come trattare tutto il resto per renderlo in qualche modo contenuto il più possibile. Ecco, oggi abbiamo ancora 1.200 persone che lavorano in smart work, che significa una sfida organizzativa, perché quando si parla di pochi giorni sembra facile. Diciamo, qualche giorno si affronta qualunque cambiamento. Quando diventa di mesi o come adesso di quasi un anno di questa sfida. Come sta andando? Sta andando abbastanza bene, cioè devo dire che l'organizzazione ha reagito benissimo. Io penso che la maggior parte di quelli che stanno a casa abbiano certamente sentito la differenza di come si lavora, come si lavora nei cantieri. I cantieri continuano a lavorare in questo modo, quindi naturalmente la parte industriale continua a produrre in loco, ma la parte organizzativa e di controllo si è trasformata, quindi abbiamo trasformato i processi, stiamo trasformando il sistema cose di fare. Non dico che è ugualmente efficace, perché non si può dire. Però, diciamo, siamo riusciti in un anno così complicato ad affrontare non solo l'emergenza, ma anche, diciamo, oggi la giornata, ecco, che in qualche modo, grazie a tutti questi, a tutti gli sforzi di tutte le persone che anche in questa situazione sono riusciti, ciononostante, a fare il loro lavoro e a continuare a fare. Ecco, io devo dire che l'azienda
oggi è molto orgogliosa del fatto che non si è perso un singolo posto di lavoro, che abbiamo mantenuto tutte le persone con questo noi. Questa non è una cosa da poco. Non è una cosa da poco e devo dire che questo è un grandissimo risultato, perché nella complicazione, ecco, in qualche modo credo che anche un ruolo sociale dell'impresa ci debba essere e debba essere in qualche modo sostenuto. Adesso abbiamo una serie di collegamenti live da cantieri e non solo. Ecco, il primo invece è con l'amministratore delegato di Astaldi, Filippo Stinellis. Non so se è già con noi, se ci vede. Eccoci qua. Buonasera. Buonasera, buon pomeriggio a tutti. Buon pomeriggio. È un piacere potervi salutare, anche se le circostanze non ci hanno consentito di farlo di persona. È un'occasione veramente interessante per fare gli auguri a tutti. A chiusura di un anno che, come hanno già detto tutti quanti, è stato veramente particolare, particolarmente complesso. Devo dire che per Astaldi, oltre al tema Covid, quindi della pandemia, che come ha ricordato Claudio Lautizia, abbiamo continuato a lavorare su tutti i grandi progetti in California, in Italia insieme a WeBuild e in altre parti del mondo, noi come Astaldi abbiamo dovuto raggiungere anche altri obiettivi, tra cui abbiamo ottenuto l'omologa definitiva di questo percorso del concordato. Ma soprattutto con l'aumento di capitale che è avvenuto, abbiamo avuto l'ingresso di WeBuild e quindi siamo entrati a far parte di un grande progetto che è quello del progetto Italia. Quindi diciamo che ci sono stati momenti di particolare attenzione per la pandemia, ma abbiamo fatto anche molte cose buone. Adesso è chiaro che dopo questo anno così difficile guardiamo con tanta fiducia al futuro, perché abbiamo il processo di integrazione con WeBuild, che con cui abbiamo sempre lavorato negli anni, quindi abbiamo, a parte un'integrazione industriale, ma abbiamo dei valori in comune. Stiamo continuando a portare avanti tutti i nostri progetti e quindi è un anno che tutto sommato ha presentato anche delle positività per l'azienda. Quindi ne approfitto per fare gli auguri a tutti, un buon Natale e un buon anno a tutti quanti. Grazie. Auguri, grazie. Grazie Filippo, grazie. Beh, Astaldi, che dire, Astaldi è un nome storico, una grande esperienza internazionale, un'azienda importante fatta di persone straordinarie che adesso diciamo entrano a far parte di un mondo che in qualche modo, essendo più grande, riesce forse anche a valorizzare queste competenze in un modo più efficiente. Abbiamo sempre raccontato che la dimensione nel nostro mestiere fa la differenza, è un progetto lungo, abbiamo cominciato il nostro progetto di aggregazione quando questo è partito nel 2010 raccontando questa storia di dimensione, di gestione dei rischi, di gestione delle persone, di attrazione verso i talenti, e Astaldi rappresenta sostanzialmente per Progetto Italia, che è questa idea che abbiamo lanciato in un momento particolare del paese in cui non c'era il Covid, ma c'era la necessità di far ripartire queste eccellenze, queste capacità, queste competenze. Astaldi rappresentava in quel momento, in quel progetto, uno dei pilastri più importanti. Ci siamo riusciti a fare questa aggregazione, non vi dico qua le difficoltà in una situazione come questo, con i tribunali dove non si poteva andare a lavorare, dove con le banche in smart work, con tutto quello che questo significa, quindi fare un processo molto complicato sotto il profilo burocratico, con trappole di ogni tipo per poterlo fare. Infatti l'offerta, ricordo, l'abbiamo fatta a febbraio dell'altro anno, siamo riusciti a chiuderla fisicamente a ottobre di quest'anno. Ecco, per dare un'idea di che tipo di processo significa salvare un'azienda, delle persone, 15.000 persone coinvolte, riuscire a farlo ha significato un lavoro gigantesco di un team straordinario e di tante persone, di consulenti, di avvocati, di quant'altro, per riuscire a fare fisicamente questa operazione che per noi è importantissima per quello che poi abbiamo raggiunto, che sono risultati in un anno come questo insieme straordinari, perché abbiamo fatto una crescita importante
di fatturato, una bella crescita dell'EBIT, una bella crescita dell'utile netto, abbiamo 7 miliardi e mezzo di commesse che ci vengono dal portafoglio di Astaldi in un anno in cui trovare le commesse è difficilissimo. Potrebbe essere molto complicato. Quindi si programma un 21 che non è sotto un presagio cattivo, che è importante quando sotto l'albero di Natale ci abbiamo questo. Ecco, il 21 di questa azienda, il 21 di WeBuild, tutti insieme, Astaldi, Cossi, i rami d'azienda di Condotte, Seli e tutto quello che abbiamo seminato in questo tempo, insomma il 21 sarà un anno importante. Allora, abbiamo parlato di Lane, perché Lane è stata anche questo un tassello molto importante del gruppo. Io ho l'amministratore delegato collegato, Mark Schiller, quindi non so se la regia riesce. Yes. Hi. I'm joined here at our corporate office with our senior leadership team. We have Adolfo Cresculo, Gianfranco Catrini, Seth Furmender, Mark Tomkowski, and on the line here, also zoomed in, is Dan Stoppenhagen. So a couple things I want to touch on this year are some major achievements. We heard Dino talk earlier about the Gerald Desmond Bridge and delivering that project. It's a beautiful, beautiful project. It's been a long time coming, but we got to the finish line, and congratulations to the team. Some other notable projects that have come to an end that we've completed and delivered is I-70 in Pennsylvania, I-395 in the Commonwealth of Virginia, the Florida Turnpike job, and a few other smaller jobs in the state of Maryland. Underway, we have some exciting projects going on throughout the state of North Carolina and South Carolina at the moment. I-85, 440, Statesville, and 540. These are good jobs for Lane and WeBuild. In addition, down in the state of Florida, we have our Wekiver project and also C-43, which we'll talk about here in a second. First and foremost, I want to thank everybody on the Lane safety team and all of our employees for adapting to the difficult times this global pandemic has presented to us. But our people deal with challenges every day, and they showed exactly that they have the skills to deal with these things on a regular basis, and they dealt with them very well. We were impacted slightly on a few projects, but for the most part, our people stayed safe and productive. So I really want to thank them for that. And again, on the safety front, our people did a phenomenal job in working safe this year and staying safe. This will be one of Lane Construction's safest years ever. So I'm very proud of that, and I hope all of our people are as well. Relative to sustainable projects, I mentioned C-43. This is a phenomenal job in Southern Florida. We're creating 10,000 acres of freshwater reservoir to enhance the environmental and restoration of the Everglades in Southern Florida. A phenomenal job. In addition, we have multiple tunnel jobs. These are CSO projects underway that Daniele Nebbia was talking about earlier in Seattle. We have one in Fort Wayne, Indiana, and of course the large job in Washington, D.C. at NEBT. Our crews are working very productively, and I give Daniele a lot of credit for the effort he's putting into that. So with that, I mentioned Dan Stoppenhagen earlier. We brought Dan on from Floor. He is head of our engineering, bidding, and business development. He comes with a lot of experience, and we're very proud to have him as a part of our team. He's developed a commercial plan that's focused on our key markets within the United States, and also some of these more sustainable projects that I just touched on. So welcome to the team, Dan. And with that, I want to thank everybody within Lane Construction and the support we get from WeBuild. Merry Christmas and a Happy New Year to you all. Thank you, Mark. Thank you, Mark. Sure. Thank you, Mark, to all the team. You've done a successful job. Very happy about that. Happy Christmas to all of you. Insomma, un bellissimo gruppo, grazie, e un saluto anche appunto da tutti noi. Insomma, testimonianze belle, importanti, collegamenti insomma, che fanno capire le dimensioni, era importante farli perché fanno capire le dimensioni del gruppo, e non è finita, perché ce ne sono altri che sono molto importanti. Io adesso
chiedo chiaramente, i collegamenti sono tanti, quindi anche di fare un saluto rapido così. E dovrebbe essere il primo, dobbiamo andare in Australia, a Perth. Eccoci da Perth, Western Australia, io sono Arianna. Sono Franco. Ci troviamo alla stazione centrale dell'aeroporto del Forest Table Seeing Project. Grazie. Grazie, buon Natale. Buon Natale, grazie. Grazie tanto. Adesso andiamo a Riyadh, in Arabia Saudita. Ci sentite? Good afternoon from Riyadh. I'm Alessandro Rocco, professional manager for Percussion Group. We are here with the representative of our colleagues in here in Riyadh. We are reaching almost 90% of the project. We are in the last stage of construction, but almost we are even in test commissioning, and the train are also running since more than 9 months on the line, the entire of the 40 kilometer of metro Line 6 in Riyadh. We wish you a safe 2021 and a Merry Christmas to everybody. We are having the train that is reaching us. Stay with us a few seconds maybe. And Happy New Year. Happy New Year to all of you. Thank you very much for your work. Thank you everybody. See you. Adesso ci colleghiamo con Parigi. Grazie, buongiorno a tutti. Sono Pasquale Costa, di amministrazione del progetto metropolitana Linea Fitto 2, parte del progetto Gran Parchetto di Parigi. Ci stiamo sul cantiere di Colle, su Bois, dove recentemente abbiamo iniziato la che complessivamente sarà lungo 11 km. Qua abbiamo il responsabile costruzione e parte del team di supervisione alle attività di scavo del tunnel, Ashley Anders, Francesco Costa, Andrea Giacini e Babu IT, tecnico IT. Da Parigi quindi vi salutiamo, contraccambiamo gli auguri. Grazie tantissimi auguri a tutti voi. Felice anno nuovo, ricco di grandi successi. Grazie, buone feste a tutti. Auguri, buone feste. Auguri. Adesso andiamo a Milano perché è il quartier generale dell'ENI. È in costruzione, prego. Buongiorno, sono Maurizio Panisi, PM Panisi. Sì, sì, prego. Sì, vi sentiamo. Il PM di CDS Carl, stiamo realizzando la nuova sede dell'ENI, un progetto LEED Gold ed è a impiegati della nuova sede delle un anno complicato, quindi per fare gli auguri, buon Natale. Buon Natale a voi tutti, buon Natale, bravi, buon Natale. Collegamento complicato, ma auguri, vi abbiamo visto e siamo felici, colleghiamoci con Afragola perché c'è l'alta velocità, Napoli-Bari. Poi il sud è la nostra passione. Pronti, ci siamo. Siete bellissimi. Sono Pelliccia, qui è lo staff della Napoli-Bari, abbiamo anche l'ingegnere Moriello che segue il quarto lotto. E qui praticamente abbiamo i cantieri del primo lotto della Napoli-Bari, alle nostre spalle potete vedere qualcosa, i lavori cominciano a dare qualche frutto. E l'altra cosa da notare è che in tutta la Napoli-Bari l'aggregazione con i colleghi del gruppo Astaldi è già avvenuta, perché eravamo già prima separati, adesso siamo un po' più uniti. Quindi da qui facciamo i migliori saluti a voi, a tutti i nostri cantieri nel mondo, al nostro management, e con la speranza di andare sempre più avanti. Saluti a tutti. Bravi, tanti auguri a tutti. Beh, devo dire bellissimi questo giro per tutto. Non è finito perché adesso andiamo a Catania, la Palermo-Catania. Eccoci. Buongiorno, sono Fabio Ruffo, project manager del progetto della Nuova, che è un raddoppio ferroviario di 38 km in
presenza di esercizio ferroviario. Tanti auguri, purtroppo non vi sentiamo bene, ma insomma vi vediamo. Questa è la linea dei fibra che ancora non hanno portato purtroppo dappertutto nel paese. Faccio gli auguri da parte nostra, da parte di tutti i nostri colleghi. Auguri a tutti, auguri a tutti. E felice anno 2021. Buon anno, buon tanti anno. Auguri, andiamo a Genova, la Milano-Genova, alta velocità. Milano-Genova. Buongiorno a tutti, è davvero un'emozione essere collegati con voi tutti. Qui ci troviamo dal Terzo Valico nella tratta nord, nella tratta terminale della Galleria di Valico, che con i suoi 27 chilometri sarà la galleria ferroviaria più lunga d'Italia. Il punto in cui ci troviamo è un punto simbolico per noi, perché va in continuità con quelli che sono stati gli eventi che abbiamo vissuto e condiviso anche con voi nei mesi scorsi. Infatti questo era uno dei due palcoscenici del doppio abbattimento di diaframma di settembre scorso, ed è qui che si uniscono due dei nostri cantieri più importanti, due mondi diversi, un cantiere di scavo in tradizionale ed un cantiere di scavo in meccanizzato. E qui c'è quasi una sorta, diciamo, di passaggio di consegna, una sorta di passaggio di testimone delle sfide. Lasciamo infatti alle nostre spalle le sfide affrontate e superate nell'anno scorso, e possiamo guardiamo avanti voltandoci in direzione Genova, puntando a Genova attraverso quello che è un diaframma che non c'è più, e lo facciamo attraverso le due TBM del cantiere di Radimero che scaveranno l'anno prossimo una delle tratte geologiche più complesse della tratta, e lo facciamo grazie anche all'impegno e al lavoro di tutto il nostro gruppo di lavoro, di cui qui accanto a me c'è una rappresentanza che ha il piacere di fare a tutti voi, alle vostre famiglie, gli auguri per le prossime festività. A voi tutti tanti auguri. Auguri. Tanti auguri. Tanti buon auguri, anno. Tanti auguri. E buon Natale. Andiamo a Milano. Grazie. La metro di Milano. Sono Alberto Tuni, PM di Metro Blu. Ci troviamo a Follanini FS, sono qui con la presenza dello staff di Metro Blu. Quest'anno, nonostante quest'anno sia stato un anno difficile, siamo riusciti a dare continuità ai lavori. Ultimato lo scavo dalle gallerie con le due TBM di grande tratta, completando così 7 km per due canne dell'intera linea. Anche i lavori della tratta funzionale. Vabbè, in questo diciamo che l'alta capacità della linea di trasmissione non fa difetto né al nord né al sud. Cioè, vabbè, devo dire, la metropolitana sono sottoterra, magari anche più complicato, diciamo. Vi dobbiamo solo fare gli auguri perché è difficile sentire. Tantissimi auguri a tutti. Però sono riusciti. Adesso andiamo in Florida, vediamo se funziona il collegamento. Mi sentite? Benissimo. Dalla Florida è perfetto. Prego. Buonasera, sono my name is Massimo Bugliosi. I am the project director for C43 in Florida. We are in the field right now. We are excavating the perimeter canal, one of the milestones that we have to deliver for November 2021. So we are working at full speed, and I just wanted to wish happy holidays, Merry Christmas. E un happy new year to all of you. Buon Natale e buon anno. Buon Natale, buon Natale, buon Natale a tutti. Buon anno a tutti. E adesso, last but not least, andiamo in North Carolina. Thank you for the opportunity and greetings from Raleigh, North Carolina. Florida? Yes. Yes, go on. I'm the project director of the 440 Beltline project. I'm standing at the intersection of 440 and Wade Avenue. Interchange. This project extends 6.5 miles through a congested corridor, as you can see behind me in the early stages. It's a phased construction to account for existing traffic. Lane got this work in 2018 using sustainable mobility concepts by saving critical right-of-way and property around the interchange. It's in the middle of two major universities, North Carolina State and Marion College.
our high technical score was obtained by allowing NCDOT to save right-of-way costs. We got this project up against tough competition, where Lane was not the low bidder. This project yet was deemed the best value. Grazie. This project is a great example of our sustainable growth here at Lane. Grazie, auguri. Grazie, grazie, moltissimi auguri di buon anno e buon Natale. So, abbiamo fatto una carrellata, chiaramente non sono tutti, voi siete presenti in 60 paesi con 100 progetti. Ora, chiaramente non era possibile e fattibile collegarci con tutti, ne abbiamo solamente presi 10, ma e questo dall'idea delle dimensioni, anzi forse in un momento normale non avremmo neanche pensato a collegarli così tanti tutti, no? Adesso siamo... Beh, infatti questa è una cosa stupenda della tecnologia, che anche in un momento come questo, in cui siamo noi in una stanza, loro in un altro paese, cioè lontani ma molto vicini, quindi ecco, quello che ci ha fatto capire questi collegamenti, che l'idea del piano industriale di entrare anche in altri segmenti, per esempio nelle comunicazioni con la posta della fibra, altre cose, è assolutamente necessario, perché da quello che vedo della qualità di come ci sta un largo... C'è una larga possibilità di miglioramento, e se WeBuild ci mette le mani anche in un settore come questo, forse è una proposta, forse si riesce è una proposta anche di entrare a parlare fra di noi, sarà più facile. Comunque la cosa che ha colpito in modo particolare, a parte l'entusiasmo di tutte queste persone, e poi dire che erano molto contenti di lavorare, no, in progetti di sostenibilità, e in tutti quanti hanno parlato di sicurezza. Perché comunque avete affrontato, l'avete parlato all'inizio, l'ha detto anche l'ingegner Lautizzi all'inizio, c'è stata una grande flessibilità vostra e anche di saper cambiare anche il modello di lavoro produttivo, no? Quindi prendere più spazio, un aiuto da parte dei fornitori, insomma... Ma diciamo che questo è un tema fondamentale per noi da prima del Covid. Il Covid è una sfida nuova che si aggiunge, e la gestione, anzi io colgo l'occasione per ringraziare tutti il settore dell'health and safety, che ha fatto un lavoro fantastico nel riuscire a far continuare le lavorazioni in tutti i cantieri nel rispetto della sicurezza, anche gestendo una urgenza, un'emergenza e un'epidemia di queste dimensioni, che è stato chiaramente non facile e continua a non essere facile. Ma diciamo che health and safety per noi è un modo di essere, nel senso che non ci sono compromessi, non ci sono sconti. Questo di essere leader in health and safety, che significa progettare le nostre opere, progettare il modo con cui lo facciamo del training al personale, gestiamo le nostre persone, facciamo dei controlli, continuiamo a cercare di migliorare la sicurezza, perché sicurezza vuol dire tornare a casa la sera o la mattina, a seconda dei turni, nello stesso modo con cui si è poi entrati e si è venuti al lavoro. E questo è dappertutto, quindi investimenti in sicurezza molto importanti. Abbiamo più di 500 persone che fanno solo questo in giro per il mondo, e che significa prima di tutto creare una cultura del vivere insieme la sicurezza, perché non si può fare da soli la sicurezza. La sicurezza è un fatto di cultura condivisa prima di tutto nella nostra organizzazione, e poi con tutti i fornitori, con tutti i suppliers, con tutti i subcontractors che debbono partecipare a questo progetto nella stessa identica maniera, perché sono da una parte veicolo di potenziali incidenti, ma nello stesso tempo anche Ma è stato complicato pericolo. Perché è diventato proprio un vostro modello, no? Beh, è molto complicato di per sé. Deve entrare nella mentalità, sì. Deve diventare una cosa, voglio dire, fondamentale, no? Deve diventare una parte degli obiettivi del giorno e una parte degli obiettivi del lavoro, quindi è un parte del lavoro. Noi non dobbiamo semplicemente produrre, dobbiamo produrre in sicurezza. È una cultura, un cambiamento culturale importante. Che è un modo di fare. Abbiamo raggiunto quest'anno dei risultati importanti, siamo credo l'azienda che ha degli indici migliori al mondo sotto il profilo delle ore perse di lavoro per incidenti. Questo naturalmente non ci deve inorgoglire, ci deve semplicemente far capire che lavorando si possono, su questo tema si possono raggiungere traguardi importantissimi, si può fare tanto, si può ancora migliorare molto. Abbiamo vinto questo premio ROSPA nel 2020, il Gold Medal. ROSPA non è un brutto nome, ma è la Royal Society per la prevenzione degli incidenti, e che è poi quello che viene in qualche modo diretto
in maniera virtuale dalla regina Elisabetta, e quindi un premio importante per la sicurezza, ma sicurezza vuol dire rispetto degli altri, rispetto delle persone, che è un po' la filosofia del gruppo in cui operano tantissime nazionalità, tantissime religioni, tantissime culture diverse, nello stesso tempo unite da una cultura generale che fa di noi qualcosa di speciale. Allora, e per questo voi avete istituito un premio, il Safety Trophy proprio, questo è il secondo anno, e per i cantieri si sono distinti per attenzione in temi, come dicevamo, di sicurezza, riuscendo, no, a contribuire a raggiungere quei risultati del gruppo che lei diceva. Importantissimi risultati quest'anno in specifico. Ci sono due vincitori ogni anno. Covid, quest'anno il esatto, tema il tema era quello fondamentalmente. Covid, no? Come riuscire a vincere questa sfida e come riuscire a continuare a produrre. Luoghi. Due posti speciali, uno Genova. Ecco, diamo, ecco, un po' di emozione. Lo voglio, il primo, lo voglio il dire, che ha primo vinto. Premio, il primo dei due premi. Due premi, che non sono è tutte premio, e due, non no, è no, sono due. Non è primo e secondo. No, no, sono due premi. Sono due premi separati. Esatto. Il primo dei due premi viene vinto dal Ponte di Genova. Ecco, il premio che verrà consegnato, We Build, bellissimo, e abbiamo collegato il cantiere. Ce lo abbiamo qua, lo tiro del su ponte. Anche se è pesante, cantiere del ponte bellissimo. Collegato. Bellissimo. Buongiorno a tutti, ragazzi, mi sentite? Ne avete vinta, no? Ne avete vinta un'altra, tra le tante di quest'anno, qualche soddisfazione in particolare. Complimenti, complimenti davvero bellissimi, bravi. E ancora un bravi grazie e un grazie mille per quello che siamo stati capaci di fare tutti insieme, bravissimi. Grazie, questo premio ci inorgoglisce molto di più, perché è un tema estremamente caro a tutti noi, era un dovere individuale ma supportato da un consenso collettivo che non ci è mai mancato, quindi lo dedico a tutti i lavoratori che su questo ponte, più di 1000, si sono alternati a lavorare in sicurezza, e a tutto il mio team, a tutto il nostro staff che ha contribuito a raggiungere questo straordinario risultato, che per noi, ribadisco, è un punto di partenza per tutte le prossime sfide. E qui di fianco a me c'è Carmine Daura, che è il nostro responsabile di sicurezza, salute e sicurezza, a cui ovviamente va parecchio del merito di questo premio, e gli cedo un attimo la parola. Arrivederci a tutti e buon Natale. Arrivederci, auguri. Ecco, io non so se dava la volevo leggere le motivazioni, tanto abbiamo il tempo, abbiamo il tempo. Allora, per aver garantito la continuità del lavoro in pieno contesto prego, abbiamo è una sfida che ci è arrivata addosso nel mese di febbraio, nel mese di marzo, fine febbraio. In piena pandemia. Questa squadra splendida dietro di noi è riuscita a cogliere questa opportunità di riuscire a completare ugualmente questa bellissima opera dietro le mie spalle. Quindi un grazie a tutta questa squadra. Grazie a voi. Quindi grazie al Project Director, al Safety Manager, grazie e congratulazioni. Appunto, stavo leggendo le motivazioni. Per aver garantito la continuità del lavoro in pieno contesto di lockdown e di prima emergenza Covid in tutta Italia, attuando quali pionieri le migliori misure anti-Covid, ma anche per l'elevato livello di sicurezza garantita, attuando progetti e iniziative innovative, prendendosi cura dei propri lavoratori e di quelli delle imprese terze, supportandole nello sviluppo condiviso della cultura di sicurezza. Ecco, ancora congratulazioni per l'incredibile lavoro fatto. E l'altro primo premio, perché sono due primi l'altro premi. L'altro primo premio va alla squadra della Colombia, Ruta del Sol, per essere riusciti anch'essi a diffondere una cultura che ha molto aiutato a difenderci dal contagio e a consentire a tutti quelli che se lo sono presi e che in qualche modo ne hanno subite qualche conseguenza di essere diventare in qualche modo testimonial, cioè essere capaci di raccontare agli altri come non prenderselo, cosa fare per difendersi. Ed è quello che ci ha consentito di proseguire i lavori in Colombia. Assolutamente. Vediamo, dovremmo avere un video. Buongiorno, sono felice e orgoglioso di ricevere il Safety Trophy 2020 a nome delle 1800 persone che lavorano nel progetto Ruta del Sol. È stato un anno complicato, con la pandemia che ci ha obbligato a ripensare a tutti i protocolli e le procedure che governano l'attività lavorativa in cantiere. Ringrazio in particolare il team di safety del progetto e la equipe medica, la cui attività ha coinvolto capillarmente tutte le persone della commessa, tutti i subcontrattisti e il cliente. Ringrazio anche tutti i lavoratori impiegati del progetto che hanno espresso il meglio di sé in condizioni difficili e hanno affrontato anche disagi personali dovuti alle restrizioni sui viaggi e spostamenti, avendo spesso le proprie famiglie che vivono in zone lontane della Colombia o all'estero.
un pensiero e un saluto anche a tutti gli uomini e le donne del gruppo che hanno affrontato la stessa situazione difficile in tutto il mondo. Grazie e buon 2021. Grazie anche al safety manager Michele Chiesa, leggo anche qui le motivazioni, per aver garantito il coinvolgimento dei lavoratori sulle misure anti-Covid e di sicurezza in un contesto di diffusione aggressiva della pandemia in Sud America attraverso campagne di comunicazione, ingaggio di strumenti audiovisivi, storytelling, come diceva appunto il Pietro Salini, coinvolgendo lavoratori contagiati e guariti come testimonial delle loro e della loro esperienza. Di assoluto rilievo quindi evidenziare questo sforzo che è stato attuato con un'estensione geografica, stiamo parlando qui di mille chilometri, quindi un lavoro incredibile, insomma, congratulazioni ai due vincitori, cioè premi sicuramente importanti, ecco. Abbiamo parlato, no, dell'importanza del futuro, adesso si parla sempre di più, in questa fase ancora complicata, del modello Genova, no? È diventato un po' questo miraggio, questa stella polare di tutti, no? Tutti si riempiono ormai. Non è miraggio, hanno definito miracolo, ti ricordi, no? Annalisa, miracolo. È un miracolo. In realtà è lavorare. Ma è un miracolo questo? No, è un modello replicabile? È un modello assolutamente replicabile, bisogna farlo, anzi bisogna riuscire a continuare a promuovere un modello di questo tipo, perché in un paese come questo, in cui vengono giù i ponti, è necessario farli. E farli bene, farli durare, quindi insomma questo secondo me è un tema fondamentale. Il mondo oggi in sostanza che cosa ha di fronte? Ha di fronte una grande recessione, la stiamo vedendo dappertutto, quando finiranno gli strumenti che sono stati messi per il sostegno delle famiglie in tutti i paesi del mondo, non solamente da noi, questa recessione si vedrà nelle sue forme peggiori, cioè con la disoccupazione, con la mancanza di lavoro, con le crisi di molte piccole aziende che chiuderanno, di molte medie aziende che chiuderanno, con cambiamenti importanti, immaginiamo semplicemente nel settore del turismo, che significa una rivoluzione di questo tipo, che per parlare breve. Allora, dice, che cosa fare? È evidente che dappertutto il mondo sta pensando di rileggere il primo libro che si insegna a Economia 1, che è quello, diciamo, dell'economia pubblica, e che in qualche modo ci dà la dimensione di dire qual è il moltiplicatore degli investimenti. Allora, l'economia e Keynes raccontavano questa storia, evidentemente oggi le menti sono distratte perché questo si insegna al primo anno. Allora, come fare a fare questi investimenti? Si fa facendoli innanzitutto, progettandoli, lanciandoli, facendolo fare a industrie che sono capaci di farlo. Ecco, noi abbiamo questo, siamo capaci di fare questi investimenti, realizzarli, trasformare idee, sogni delle persone in attività, in migliaia di persone che lavorano, filiera che viene mobilitata, subcontractor che vengono mobilitati, capacità di realizzare, di cambiare e di creare economia. Quindi questo lo sta succedendo dappertutto, quindi un piano industriale che, per quanto ci riguarda, noi siamo pronti a raccogliere questa sfida, quindi per dire crescere, fare le cose che ci abbiamo dentro già nel nostro backlog, ma anche cogliere le opportunità di questa crescita mondiale che c'è delle infrastrutture, della necessità di infrastrutture che vediamo dappertutto. Quindi significa farlo in sicurezza, farlo mantenendo tutti i presidi che abbiamo detto anche fin quando ci sarà questa emergenza del Covid, ma soprattutto farlo perché significa dare opportunità e lavoro alla persona. Allora, cosa fare in questo piano industriale? È un piano industriale di crescita. Noi ci abbiamo già dentro la nostra pancia, nel nostro backlog, i lavori che ci servono per fare affrontare tutto il 2021, una grossissima parte, diciamo sui quasi 7 miliardi del 2022, solo 500 milioni vengono da nuovi lavori, e nel 2023 dovremo fare circa 2 miliardi di lavori che vengono da lavori che dobbiamo prendere nel frattempo, cioè 20, 21, 22, 23. Quindi una grande solidità all'interno, perché la visibilità del nostro piano industriale è fatta da questo backlog, cioè dal fatto di avere già le commesse. Però possiamo cogliere tante occasioni, possiamo fare questa bellissima realizzazione dell'alta velocità del Texas, possiamo fare, quando si decideranno le grandi infrastrutture che in Italia debbono partire, in parte sono già partite, ci siamo riusciti a farle partire, dalla Verona-Padova all'alta velocità di Genova, da cui abbiamo avuto un collegamento, il nodo di Genova, tutte le grandi strade del sud,
la 106 che abbiamo inaugurato quest'estate. Cioè, ce ne sono moltissime di cose da fare, quindi io sono molto soddisfatto e soprattutto molto sereno sul futuro, orgoglioso di essere a capo di un'azienda fatta da giovani, da persone che vogliono fare, che hanno questo sguardo straordinario e soprattutto questo sorriso che tu vedi nelle loro facce ogni volta che li incontri e che ti dà una grande forza. Abbiamo fatto un piano di crescita significativo, di miglioramento della nostra organizzazione per fare fronte anche a queste difficoltà di carattere organizzativo, queste sfide nuove che ci si pongono, entrare in mercati sempre più sicuri, quindi andare a dare stabilità ai nostri flussi di cassa, crescere come EBIT, crescere come generazione di cassa. Questo è un mantra che tutti i ragazzi e tutti quanti i manager sentiranno quest'anno tutti i minuti, perché la generazione di cassa fa la differenza, farà la crescita del valore del nostro gruppo e riesce a valorizzare le azioni per i nostri azionisti. È il nostro mestiere, il nostro dovere, ma anche investimenti in innovazione. Stiamo facendo un piano sull'innovazione molto importante, nuovi sistemi. La sfida del Covid ha significato anche ripensare a quello che facciamo, come lo facciamo, le macchine intelligenti, l'intelligenza artificiale portata nel nostro mestiere. Questo è un mestiere nel quale dal 1800, dalla fine dell'Ottocento a oggi, non c'è stata crescita di produttività. Noi dobbiamo cambiare questo, cioè dobbiamo dire investiamo nella tecnologia, cambiamo i materiali, cambiamo il modo di fare, cambiamo il modo di controllare. Lo possiamo fare, oggi ci sono tecnologie di cui il nostro mestiere si può appropriare. Tutto quello che è oggi il mondo virtuale del BIM e delle sue derivate può essere asservito a nuovi sistemi di controllo che ci possono consentire da distanza controllare dei cantieri, quindi scendere come costo negli indiretti di cantiere, ma avere un controllo più efficace, più efficiente, fatto da persone più competenti, un po' diffuse nel mondo. Entrare in nuovi segmenti industriali, che sarà quello che dobbiamo fare, dalla manutenzione, che è fortemente necessaria nel nostro paese, ad altri esempi, come dicevo, anche alla posa della fibra per connettere un paese come il nostro, o tutto quello che sono, diciamo, il nuovo lavoro dell'ingegneria, del monitoraggio, della creazione di autostrade intelligenti in cui macchine straordinarie come quelle che vengono progettate oggi, driverless, possano operare. Cioè diventiamo in qualche modo quello che io definisco provider del futuro, cioè siamo quelli che daranno il futuro alle nuove generazioni. Ecco, questo mi sembra un po' la sintesi di quest'anno, quello di diventare da costruttori a contractors a provider del futuro. Mi sembra una bellissima, cioè una visione, ecco, una visione di un futuro, e non sempre ci sono, mi sembrano idee chiare, progetti e tanti progetti, e soprattutto una grandissima squadra. Io non so se ci vogliono raggiungere, sì, Claudio Lautizzi, dire Claudio e Massimo per fare gli auguri, anzi facciamo un brindisi, facciamo a questo punto un brindisi virtuale, ma non virtuale, dove sta Maria Pia? Io faccio un brindisi, ho portato da me da casa le cartucce per fare il brindisi. Teniamo appunto le distanze. Ognuno a casa sua tiri fuori le proprie, se ce l'hanno, se no anche così virtualmente. Ecco, no, quindi ci sono veramente. Qualcuno sta. Quindi ci sono veramente, portate realmente. Abbiamo il vero brindisi, almeno quello. Chi lo stappa? Vai. Qui abbiamo tanti ingegneri, quindi qualcuno è in grado di stappare una fantastica bottiglia, ce l'abbiamo. Vedo da casa, anche voi dovete brunitevi. Tu, Donato, adesso facciamo un po' scendere la formalità dell'evento su due poltrone. Donato, mi senti? Sì. Sì. Munitevi. Ma ce l'hai un bicchiere da casa? Tutti un bicchiere. Anche da casa, tutti voi prendete dei bicchieri, vendiamo insieme. Lo vado a prendere subito. Ecco, già sono pronti, qualcuno vedo da casa. E allora virtualmente e anche meno virtualmente facciamo un grande augurio di Natale a tutti. Guarda, qualcuno è già pronto col bicchiere, vorrei dire. Un grande augurio di cuore, di un buon anno. Tutti insieme per fare nuove sfide, nuove cose belle. Prenderemo nota di chi era pronto. grazie, auguri a tutti, grazie. Auguri a tutti. The warmest wishes to all of you. Virtualmente a voi tutti, grazie. A voi tutti. Auguri. Happy Christmas. Vedi? Happy Christmas. Vabbè.
chiudiamo? Auguri a tutti, sì sì, possiamo chiudere, salutare tutti e a presto, ciao, prestissimo, auguri. Questo ce lo beviamo tutto. Filippo, auguri. Ce lo beviamo tutto. We build. Le persone, il nome. Ah, quante sono, sì. Saluti a tutti. A voi tutti.